Ricette vegetariane. Inizio con una piccola storiella. Qualche giorno fa sono andato a far visita all'ospite di oggi e tornando a casa mi sono imbattuto in un proverbio cinese che recitava più o meno così: quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono dei ripari ed altri costruiscono dei mulini a vento. Ecco, in questa frase ho ritrovato tutto quello che avevo appena visto uscendo dal bistrò di cui vi parleremo oggi. Oggi parleremo di verdure e di come, con l'aiuto del sottovuoto, riusciamo a trasformare, e siamo riusciti a trasformare, sono riusciti a trasformare, un negozio di frutta e verdura in un bistrò. Idea su come poter sfruttare al meglio una macchina per il sottovuoto per poter trasformare un negozio di frutta e verdura in un bistrò. Ma vedremo anche qualche suggerimento e qualche idea per una ristorazione tradizionale, per preparare, sempre con l'aiuto del sottovuoto, qualche piatto per andare a servire una clientela sempre in maggiore crescita, che è la clientela vegetariana o addirittura la clientela vegana, come poter soddisfare utilizzando la tecnologia del sottovuoto. Per Grappa e autore del cambiamento assieme alla compagna Tina, io ho il piacere di presentarvi Davide Cervaro. Benvenuto Davide. Allora, grazie mille Simone, grazie mille anche di essere qui in Orved che ci dà questa possibilità di spiegare e parlare della nostra attività, molto legata a doppio filo con il sistema del sottovuoto. La nostra attività è precisamente in Veneto, siamo in provincia di Vicenza, vicinissimi a 1 metro da Passano del Grappa e parleremo oggi di questo ortofrutta nato già nel 1990, che oggi è diventato un bistrò vero e proprio. La nostra passione nel lavoro ha portato a trasformare nel tempo un ortofrutta bello, una boutique, un piccolo negozio di ortofrutta in più cose. L'ultima di queste è proprio il bistrò, ma passando attraverso vari passaggi, vari canali di vendita che adesso andremo a spiegare. Una vasta gamma di prodotti e ognuno so che racconta un po' un momento della vostra evoluzione, no? Esatto. Quindi noi partendo da un sistema di vendita tradizionale di frutta e verdura, che oggi non ho portato perché La conosciamo la tutti, la frutta e conosciamo la verdura. tutto, ho portato qualcosa, ho portato i passaggi che abbiamo fatto in questi anni. I passaggi che, come dicevi tu, il cliente adesso ha sempre più bisogno di servizi. E il nostro servizio che potevamo dare come ortofrutta era quello di togliere lavoro al cliente a casa. Quindi il primo passaggio che potevamo fare era proporre la verdura in quarta gamma. Cosa significa? No, come in ristorazione, quando uno chef crea una linea per il proprio ristorante, deve essere bravo a riuscire a capire quante saranno le vendite, ma siccome non è un indovino, deve avere un'organizzazione a monte per capire che se oggi non vendo, domani lo posso vendere senza nessun problema. Lo stesso e ancora di più nella quarta gamma, il prodotto crudo deve essere assolutamente fresco e il top dell'acquisto e deve essere lavorato istantaneamente e messo in vendita nel meglio Quindi delle sue a possibilità. mano con un coltello, no? Quindi penso la quarta gamma avrebbe dei costi esagerati perché tagliare tutto a mano volta per volta mi farebbe sicuramente crescere il costo della manodopera. Se invece io organizzo al meglio la mia produzione, significa che io posso tagliare una maggiore quantità di verdura in un unico taglio, posso iniziare a utilizzare come aiuto delle macchine, quindi un tagliaverdure che mi permette di tagliare quantità maggiori in pochissimo tempo, poi la stessa verdura vado a confezionarla magari in sottovuoto, allungo la shelf life del prodotto, quindi maggiore lavorazione, maggiore tempo per vendere il prodotto, ma abbattimento dei costi di produzione e un maggior servizio per i tuoi clienti, per i clienti della nostra attività, della mia attività, che saranno anche disposti a pagare qualcosa di più per avere questo servizio, tant'è che la quarta gamma sappiamo benissimo Non faccio altro che aprire la la mia busta. busta Ecco.
di paella vegetariana. E preparo un'altra padella, in questo caso, ma anche il forno va benissimo. L'unica accortezza è schiacciarlo un po' così, in modo tale che si sgrani, però il prodotto è già pronto. E siamo pronti a metterlo nella padella, poi per riportarlo in temperatura a casa. Un goccio d'acqua, la padella, un filo d'olio volendo, e senza esagerare con la forza della fiamma, in pochissimi minuti è pronto. In questo caso io al posto dell'acqua ho pensato a dell'acqua di cozze, quindi mi sono sgusciato, vediamo un po' se si vede, esatto, mi sono sgusciato un po' di cozze, le mettiamo già all'interno con un po' della sua acqua. Così quelle che sto cucinando adesso, tra virgolette, saranno di decorazione. Specialità paella, prenotazione anticipata, sì, se sì. Però mi lasci il codice fiscale, ricordi là. In questo caso, se uno è organizzato, lo può fare anche espresso. E anche possiamo evitare quella frase che da cliente trovo a volte un po' spiacevole leggere, minimo per due persone. Sì, sì, ma se sì, lo sì, voglio sì. mangiare io, devo obbligare un'altra persona a mangiare la stessa cosa che voglio io, solo perché non sei stato in grado di utilizzare al meglio la tecnologia, organizzarti in maniera esatto. diversa, perché una cosa del genere posso farla per uno, tranquillamente, non ho dei limiti, no? E proviamo a vedere se riusciamo a far vedere, eccolo qua, ci siamo. E cosa fare? A comporre la nostra paella vegetariana. E allora, cosa ci mettiamo? I gamberetti, che poi non sono gamberetti. Che sia, Orved è un'azienda che vuole essere il vostro partner nel lavoro e nell'aiutarvi a lavorare al meglio con le vostre attrezzature. Quindi mette a disposizione dei chef consulenti che vi accompagnano per formare assieme a voi, darvi le giuste informazioni per arrivare al vostro prodotto in maniera molto veloce. A voi una consulenza one to one, capirà quali sono le vostre esigenze, le vostre ricette da sviluppare con le vostre attrezzature e vi darà i giusti suggerimenti per arrivare al risultato. E questo ha un valore immenso, perché acquistare una